Savio, Avarano Melegari e Varsi. Tutto casa a Varsi. www.moranoleggi.com via. Valfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. AB Global Service, via Madonnina 7 a Madregolo di Collecchio. Elettrotaro Fornovo. Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori per questa nuova edizione di TG Parmense. Partiamo ancora una volta parlando della situazione in Ucraina e dell'enorme movimento di solidarietà che sta coinvolgendo sempre più persone. Oltre alle ormai più che avviate raccolte di beni di prima necessità, oltre agli incontri di preghiera, oltre ai cortei e le manifestazioni per invocare la pace, ora c'è anche chi organizza il flash mob per sensibilizzare e coinvolgere sempre più persone. Accade tutto questo, accade a Medesano di Parma. Ecco i dettagli in questo particolare servizio a cura di Cesare Groppi, dove ascolteremo le parole del sindaco di Medesano, Michele Giovanelli, e le toccanti letture degli sbandieratori di Quattro Castella di Reggio Emilia. Il servizio. Generale, l'uomo fa di tutto, l'uomo può volare e può uccidere, ma ha un difetto, può pensare. Bertolt Brecht. Le lacrime dei bambini pesano, stridono, urlano, mute scendono da occhi stanchi sui volti terrorizzati e sporchi. Le lacrime dei bambini feriscono, rimbombano, rimbalzano da una parte all'altra della terra, in qualunque luogo si stia combattendo una schifosa guerra. Non vivere su questa terra come un estraneo o come un turista della natura. Vivi in questo mondo come nella casa di tuo padre. Credi al grano, alla terra, al mare, ma prima di tutto credi nell'uomo. Ama le nuvole, le macchine, i libri, ma prima di tutto ama l'uomo. Possiamo continuare a lavorare dal punto di vista istituzionale sulla macchina dell'accoglienza, quindi lavorando con la questura, la prefettura, le autorità sanitarie, il presidente della provincia e tutti i colleghi sindaci della nostra provincia per garantire un posto sicuro per i profughi che stanno arrivando, che arriveranno e alcuni sono già arrivati. Principalmente, lo sapete, saranno donne e minori. Dalle dimostrazioni in piazza e nelle strade alla raccolta di beni di prima necessità che continua senza tregua nel nostro territorio. Servizio di Giuliano Capece. Continua la gara di solidarietà per le persone che sono duramente colpite dalla guerra in Ucraina, in particolar modo i civili, donne e bambini. E due buone notizie sono arrivate dalla giornata di ieri, 8 marzo, perché è partito il secondo camion dalla Valfer di Lemignano in direzione sempre Ucraina, un viaggio che abbiamo già seguito con il primo camion. Il secondo è partito nella giornata di ieri, ci vorrà ancora un giorno e mezzo, due, per arrivare a destinazione. Quindi dalla Valfer sono partiti ben 440 quintali di materiale verso l'Ucraina, passando dalla zona della Ungheria e poi entrando in Ucraina, ma sono arrivati a destinazione ieri anche gli aiuti verso la Moldavia, quindi quella parte di Ucraina più a sud. Gli aiuti arrivano dalla zona della Valceno, raccolti grazie all'intervento di William Orsi, un cittadino di Pellegrino Parmense, allargatosi poi grazie ai supermercati che si legano al consorzio Grati in Valceno, anche a Varsi e a Bardi. Anche questo un grande successo di solidarietà. Le immagini che vedete sono proprio quelle della consegna di questi pacchi nella zona della Moldavia, a pochi passi dall'Ucraina. Al via a Fornovo il progetto dell'Emilia Romagna Transizione Ecologica e Digitale, con scambio culturale in ambito europeo tra gli studenti dell'Istituto GAD, naturalmente di Fornovo, e i coetanei di una cittadina ungherese di Siklos, in collaborazione con il gestore idrico Montagna 2000 e l'ente Parchi del Ducato. Verrà studiato in particolare l'analisi delle acque del fiume Taro. Ecco l'intervista all'assessore Lucia Cardi con questo servizio.
servizio di Cesare Groppi. Comune di Fornovo ha partecipato recentemente ad un bando della Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda la transizione ecologica e digitale. Il bando era rivolto a finanziare progetti per le giovani generazioni sui temi dell'Agenda 2030 dell'ONU, con particolare riguardo alla transizione energetica e digitale e con un'impronta internazionale. Quindi abbiamo partecipato a questo bando coinvolgendo il nostro istituto tecnico, il GADDA, e abbiamo coinvolto anche il nostro partner europeo, che è il comune di Siklos in Ungheria, e il sindaco ha coinvolto anche uno dei loro istituti professionali per partecipare. Fondamentalmente si tratta di una piattaforma, dello sviluppo di una piattaforma digitale sui temi ambientali, dove saranno gli stessi studenti, quindi, che andranno ad alimentare le pagine web su vari temi. Il nostro istituto GADDA parteciperà con diversi progetti. In questo periodo sta sviluppando già da un po' di tempo il progetto B-Explorer, che riguarda l'analisi delle acque del Taro, e assieme anche a Montagna 2000 e ai parchi del Ducato si occuperà anche di studiare gli ecosistemi del fiume. Naturalmente i temi sono quelli dell'Agenda 2030, quindi incentrati sulla sostenibilità, sullo studio dell'acqua, del suolo, dell'aria. E la cosa importante di questo progetto è che coinvolge diversi comuni italiani, stranieri, europei quindi, e saranno proprio i ragazzi che si scambieranno progetti, idee, spunti, e da questo quindi dovrebbero poi nascere, da questa piattaforma digitale, anche progetti, diciamo così, successivi. Quindi è molto stimolante questo scambio culturale, soprattutto tra le due generazioni in ambito europeo. Ieri era l'8 marzo e a Colecchio di Parma la donna è stata celebrata anche nello sport. Parliamo quindi di calcio femminile. Ieri 8 marzo, festa della donna, o meglio, come detto all'interno dell'incontro Giornata Internazionale delle Donne, c'è stato modo anche di parlare delle donne nello sport, con la condivisione delle esperienze delle calciatrici del Parma femminile al Teatro Crystal di Colecchio, un evento organizzato dal Comune di Colecchio in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Durante l'incontro, rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Guatelli, sono intervenute Gaia Iacuzzi e Cristina Miani. All'incontro serale, invece, rivolto alla popolazione e alle associazioni sportive, sono intervenute Giada Maini e Naike Naumi. Parlando della loro esperienza, delle difficoltà, delle discriminazioni incontrate durante il percorso, delle differenze rispetto agli sportivi maschi e quanto lo sport possa migliorare l'autostima e la consapevolezza di sé. Ciao, buongiorno a tutti. Io sono Gaia Iacuzzi, sono praticamente un nuovo acquisto del Parma femminile. Faccio uno sport abbastanza, diciamo, maschile, per così dire. Dunque non siamo molto tutelate in questo ambito. Però la voglia che abbiamo c'è, ad esempio. Io ho cominciato la mia carriera in una squadra maschile. Mi sono dovuta arrangiare e andare avanti e indietro ogni giorno per gli allenamenti, finché poi appunto sono arrivata pure ad esordire in Serie A. Ed ora un editoriale, un intervento di Giuliano Capece sulla festa della donna di ieri e sui suoi numerosi risvolti. Ieri era la festa della donna. Facendone un bilancio mi ha preso una profonda tristezza, perché ascoltando i vari media che ne hanno parlato mi è sembrata più che una festa per la donna, una festa contro l'uomo. Casualmente pochi minuti prima di queste mie considerazioni le mie figlie hanno detto a mia moglie: «Mamma, se in Italia scoppia la guerra, papà, lo nascondiamo in cantina». E anche questo si è unito ai miei pensieri. Ovviamente si parlava della guerra in Ucraina. Perché questa frase mi ha fatto correre nella mente alcune immagini che ho visto in questi giorni. L'immagine dei giovani russi costretti alla guerra dal regime di Putin, ma anche la storia che mi è stata raccontata di un papà ucraino che è accorso in Ucraina poco prima che scoppiasse la guerra per portare in Italia, visto che lui lavora in Italia e vive in Italia, la moglie e i figli. Ebbene, arrivato al confine con la Polonia, e visto che la guerra era già scoppiata, gli si voleva impedire di tornare in Italia perché era costretto a stare in Ucraina a combattere.
Ebbene, la cosa che mi ha colpito è che entrambi queste persone sono costrette, da una parte e dall'altra, gli uomini sono costretti a combattere, la stragrande maggioranza degli uomini. Certo, sicuramente tanti sono gli esaltati o quelli che credono nella battaglia, ma perché a quelli che vogliono non combattere e stare con le proprie famiglie non gli viene lasciata questa opportunità? Perché penso che tanti sono gli uomini che vorrebbero restare con le loro figlie, con le loro mogli, con le loro fidanzate, con le loro madri, ma non possono, devono combattere. Se no, diventano traditori. Non obiettori, non pacifisti, ma traditori. E come traditori, in un momento di guerra, si può anche essere immediatamente fucilati. Ora mi chiedo perché tanto accanimento contro gli uomini? Perché si dà sempre a loro la colpa delle guerre se sono loro i primi a lasciarci la vita? Non hanno anche loro gli stessi diritti degli altri di dire no alla guerra, di rifiutarsi di combattere in Ucraina o in qualunque altro punto, che siano russi o che siano ucraini? Perché non possono stare anche loro insieme alle loro famiglie? Anche questa, a mio parere, è una sorta di parità di genere che vale la pena di essere discussa ed affrontata, senza preclusioni, perché la libertà è anche questo, parlare di idee che vanno controcorrente. Verso la chiusura del telegiornale, ecco il tradizionale appuntamento anche con l'almanacco del giorno dopo di Michele Folli a cura di Cesare Groppi. Benvenuti all'almanacco del giorno dopo. Domani, giovedì 10 marzo, è il 69esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 296 giorni alla fine dell'anno. Il sole sorge alle ore 6:30 e tramonta alle ore 18:10. La luna tramonta alle 1:28 e si leva alle ore 10:32. Oggi si festeggia San Simplicio Papa. San Simplicio nacque a Tivoli nel V secolo, è stato vescovo di Roma e papa della Chiesa Cattolica. Fu papa dal 3 marzo 468 sino alla sua morte avvenuta a Roma il 10 marzo del 483. Resse la Chiesa in un periodo di grave crisi politica che condusse alla deposizione nel 476 dell'ultimo imperatore romano d'Occidente, Romolo Augustolo, e alla proclamazione a re d'Italia dell'Eulo e Ariano Odoacre. Fu un papa rispettoso e amante dell'arte. Morì il 10 marzo del 483. Le sue reliquie si venerarono a Tivoli. Accadde oggi, nel 241, nella battaglia delle Isole Egadi, la flotta romana distrugge quella cartaginese, ponendo fine alla prima guerra punica. Nel 1302 Dante Alighieri viene esiliato da Firenze. Nel 1831 Re Luigi Filippo di Francia fonda la Legione Straniera Francese, mentre nel 1893 la Costa d'Avorio diventa colonia francese. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, ci fu il più duro bombardamento statunitense su Tokyo, provocando la distruzione di 260.000 edifici, pari al 25% della città, uccidendo più di 100.000 persone. Nel 1973 venne pubblicato l'album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Nel 1975 a Milano nasce Radio Milano International, la prima radio libera italiana. Nel 2019 il volo Ethiopian Airlines 302, partito da Addis Abeba, si schianta al suolo pochi minuti dalla sua partenza, causando 157 vittime. L'aforisma del giorno è: sia maledetto che per primo inventò la guerra, mentre il proverbio del giorno è: a marzo taglia e pota se non vuoi la botte vuota. Grazie per averci seguito, Michele Folli per TG Parmense. E a questo punto il nostro telegiornale termina qui, vi aspettiamo per le prossime edizioni ogni giorno sul canale 89 alle ore 19 e su area regionale sul canale 80 di TV alle ore 20 e 35. Restano invariate le modalità per seguire le repliche e non solo, comunque anche i nostri telegiornali in versione integrale oppure con i singoli servizi anche sui canali Facebook dedicati proprio a TG Parmense, quindi Facebook e anche YouTube e naturalmente sempre a vostra disposizione anche il sito internet www.parmense.net. Grazie per essere stati con noi, buona continuazione di serata. Daniela Bassi.